Sicuramente un inizio difficile di campionato. Sì, è un inizio difficile come l'anno scorso, però abbiamo tutte le potenzialità, sia tecniche, tattiche, ma anche umane per tirarci fuori, e c'è anche dalla nostra parte il tempo, quindi adesso la cosa più importante è restare uniti e andare tutti sulla stessa strada. Ecco, siete dati una spiegazione di questi problemi di inizio campionato? No, una spiegazione, vabbè, abbiamo fatto un po' di ogni fine partita, un esame di coscienza tutti, però guardando anche le altre squadre che sono state attrezzate proprio per arrivare tra le prime posizioni, quindi Casertana, Ischia, come l'anno scorso, Bisceglie, Matera, che hanno avuto lo stesso le difficoltà, io penso che alla fine il campionato è lungo. Ovviamente questa è una piazza esigente, e giustamente esige tanto, però noi abbiamo gli uomini giusti e diciamo è il nostro capo giusto per tirarci fuori e quindi fare come l'anno scorso un'annata spettacolare, quindi coinvolgere ancora una volta i tifosi, che è l'arma più in più per la nostra, per il nostro obiettivo. Però secondo te quale fattore ha inciso di più in questo avvio? Il fattore che ha inciso di più secondo me è non, diciamo, alcuni giocatori che non conoscono bene la categoria e altri che non, diciamo, a primo impatto non hanno saputo, diciamo, che ne so, avere un po', diciamo, giocando in una piazza come Foggia non hanno saputo rispondere con, che ne so, con esattezza ad arrivare a altre piazze, che ne so, giocare una piazza del nord è differente di giocare una piazza come quella di Foggia, però come ho detto prima c'è tutto il tempo per mettersi a posto. Sì, però penso che sia a livello tattico, tecnico che a livello umano ci tireremo subito fuori. Ecco, come definiresti in questo momento l'umore del gruppo nello spogliatoio? Beh, l'umore del gruppo è quello, penso che dopo Teramo un po' era un po' battuto perché non avevamo giocato bene, però visto la partita di domenica, a fine partita eravamo dispiaciuti per il risultato, però dal punto di vista della prestazione ci siamo fatti tutti i complimenti. Poi è ovvio che se vigi è tutto tranquillo, se perdi le cose non vanno bene, però la cosa più importante è la prestazione, perché penso che se fai una prestazione del genere prima o poi i risultati arrivano. A proposito di prestazioni, anche la tua prestazione soprattutto è stata buona, tu sei entrato nel secondo tempo, hai fatto una buona partita, sei andato anche molto vicino al gol. Poi ovviamente, come ho detto prima, sono le prime partite, io mi sento bene, il mister sia l'anno scorso che quest'anno mi sta dando moltissima fiducia, infatti io lo ringrazio perché è la persona su cui sia io che il capitano, Quinto, Giglio, tutto il gruppo ci fidiamo, perché è la persona in cui ci mette proprio a proprio agio, e quindi siamo molto contenti e speriamo soprattutto da domenica di tirare fuori qualche punto, che è quello che ci serve. Ecco, dalla partita con il Lamezia, quali sono le cose da portare nello scontro con il Melfi? Ti chiedo se è già una gara da non sbagliare, anche se siamo all'inizio di campionato. È una gara da non sbagliare, però queste gare secondo me sono tutte da non sbagliare, perché dato che devi arrivare ottavo, cioè tra le prime otto, quindi dalla prima all'ottavo, non devi sbagliare niente, non devi sottovalutare neanche un dettaglio, anche, e questo non per citare sempre il mister, però abbiamo il mister che lui sotto il punto di vista dei dettagli è il numero uno, quindi ripeto, l'unica cosa è che dobbiamo fare di più, perché ovviamente se ancora non abbiamo vinto dobbiamo fare di più, l'unica cosa, come ho detto prima, dobbiamo restare uniti e ripetere la prestazione di domenica, secondo me ci porta al risultato. Senti, non so se hai dato un'occhiata al calendario, perché ci sarà adesso due trasferte, Melfi-Tuttopuoio, Martina, Casertana, Messina, Ischia, Cosenza soprattutto, insomma è il momento un po' più difficile del campionato, eh? Sì. Arrivate un po' forse in debito di ossigeno per i punti, come la vedi? Beh, io penso che sia con l'Arzanese che con la Casertana abbiamo fatto due buone partite, abbiamo vinto 1-0 e 0-0 a Caserta. A Caserta hanno già mandato via l'allenatore, quindi ci sono più problemi di noi. Noi, sotto questo punto di vista, ripeto, ogni partita già da domenica
sia che si chiama Melfi che si chiama Casertana, Ischia o Messina, l'affronteremo con la giusta mentalità e dobbiamo ottenere soprattutto i punti perché ne abbiamo bisogno. Ultima domanda, il cambio di modulo, il passaggio al 3-4-3, come ti sei trovato e soprattutto in vista di Melfi, l'emergenza sulle fasce potrebbe portare anche te a giocare sulle corsie laterali, come la vedi? Beh, io, vabbè, ovviamente giocare nel proprio ruolo uno si sente a proprio agio, però io abbiamo parlato anche col mister, gli ho detto pure che per lui posso fare anche il portiere, non c'è, cioè è la mentalità che uno deve avere a prescindere dal ruolo che va ad occupare, quindi uno si deve far trovare sempre pronto a prescindere dal ruolo che va ad occupare. Ho letto un'intervista che ha fatto pure il capitano Agnelli, che è il capitano, lui ha detto per il Foggia può giocare anche a terzino, quindi se lo può fare lui lo posso fare anche io, lo possiamo fare tutti.